Siamo qui a parlare di sport, ancora una volta il canavese patria a 360 gradi di tutte le discipline possibili e immaginabili. E naturalmente quando si parla di eventi dedicati al mondo dello sport, c'è sempre un discorso legato alla presentazione, a quelle che sono le voci che accompagnano naturalmente gli atleti in gara, ma che alla fine dei conti spiegano in maniera anche dettagliata ciò che succede. Sia all'interno della gara, ma anche all'interno di quello che può essere il mondo di quella disciplina in maniera particolare. E una su tutte, ormai è definita la voce del canavese, è quella di Vladimir Chiuminato. Ciao Vladimir, Ciao Davide, ciao a tutti, grazie ciao a tutti. di esserci venuto a trovare. Vladimir, tu Grazie sei veramente diventato negli anni, dicevamo prima, telecamere spente, iniziato quasi per gioco, a voi. quasi per scherzo, Assolutamente sì. in occasione di una gara in quelli di San Colombano, di lì piano piano l'evolversi di questa tua passione che ti ha portato a presentare eventi di altissimo livello, di conoscere grandissimi campioni e oggi di essere un punto di riferimento veramente importante, ma non solo in canavese. Vladi, raccontaci un po' questi tuoi primi passi. Tu sei uno sportivo, hai praticato calcio, vai in bici, equitazione, quindi proprio a 360 gradi, per citarne solo qualcuno. Ecco, come è avvenuto questo tuo approccio al mondo dello sport visto dall'altra parte, tra Dall'altro speaker? virgolette? Beh, molto semplicemente. Allora, io amo lo sport a 360 gradi, lo guardo proprio. Se riesco, vado agli eventi, anche motoristici, amo il rally, le moto, qualsiasi cosa che è sport, Ci mi sono pure in piace vedere. competizione, Mi ti piace, piace. mi piace. Un giorno un caro amico mi ha detto che volevano organizzare una gara di mountain bike per ragazzini a San Colombano Belmonte, che è il mio paese. Abbiamo un mesetto approntato proprio la pista, abbiamo fatto i modelli, e poi ci voleva qualcuno che parlasse. Diciamo che io proprio timido non sono. E allora cosa ho detto? Ma sì, lo faccio io, dai, per fare le premiazioni. Poi eravamo lì e vedevo questa gara un po', come dire, questi ragazzi che giravano, ma nessuno che C'era commentava. un vuoto, Un c'era vuoto, un perfetto, un silenzio silenzio. da E allora ho coprire. cercato di commentare, ho cercato, perché allora avevo proprio cercato di commentare la gara. E tutti quanti erano rimasti abbastanza contenti di questa, tra virgolette, performance, e da lì è nato tutto. Le cose più importanti sono venute poi successivamente, qua, lì si parla del 2008, quando ti dicevo di questa gara a San Colombano. Invece le gare più importanti, le cose più importanti, le presentazioni più importanti, me la ricordo in modo particolare la presentazione del giro, della tappa del Giro della Valle d'Aosta a Rivara, al castello a Rivara, grazie a un amico, un signore che si occupava appunto, che si chiama Silvio Bertino, di Pascorsano, che mi aveva chiesto, mi ha detto dai vieni, e tutto nasce da lì, devo ringraziare Silvio anche per questo. Certo. E di lì appunto i primi passi, ti appassioni, vedi che, come Ma si poi suol dire, ci stai mi chiedevano, dentro. no? Certo. Cioè, vieni tu a fare questo, a fare quell'altro, a Rivarolo, canavese, abbiamo presentato più volte l'Androni Giocattoli Sidermec, allora Certo. era di qui Giovanni, dell'amico Gianni Savio e soprattutto del direttore sportivo Giovanni Elena, che è qua di Di Pertusio, qua Pertusio, quindi vicino. canavesano ad Allora hoc. abbiamo iniziato quelle cose lì e io presentavo le serate. Poi grazie a Alberto Rostagno, tutti gli eventi del Giro d'Italia, Giacomino Martinetto, Leodomo Francone, tutti questi Tra l'altro, eventi qua. solo di recente tu sei stato voce, una delle voci Sì. della gara internazionale di Touring Inside ciclocross Cyclocross, che è avvenuto a San Francesco. il Quindi anche 21. lì un'esperienza nuova e Un'esperienza interessante. nuova, tra l'altro con sì, lo speaker Ufficiale. ufficiale è un personaggio che conoscono Moreno, che conoscono tutti. A livello internazionale, non solo nazionale, per me è stato un onore affiancarlo in certi momenti. Tra l'altro, una cosa molto particolare lì era un commento tecnico sulla gara appunto del 28 dicembre scorso, gara internazionale ciclocross, per me è un onore. Poi c'è stato vari eventi legati sempre al Giro d'Italia, ultimo questo qua del 4 del 26 marzo qua a Rivarolo, che Davvero. ricordo con molto piacere, ricordo con molto piacere anche la serata al Sermig, anche Certo. parecchio, molto particolare, non solo legata allo sport, ma anche legata al sociale. In questi
anni, diciamo così, che ci sono molte serate e ognuna di queste serate sono importanti, belle, tanto, che mi hanno dato tanto. Sempre. Appunto, tu non solo da appassionato, ma anche da conoscitore, perché comunque il mondo in particolare del ciclismo hai imparato sempre più a conoscerlo e anche tu l'hai vissuto sulla tua pelle, perché raccontavamo sempre prima, sicuramente una delle cose che ha fatto molto parlare è il famoso cassa di risonanza, la cassa di risonanza, il famoso Guasca San Colombo, Guasca Team, il Guasca Team, dove avete accolto veramente quasi come una famiglia i ragazzi, i professionisti che arrivavano da migliaia e migliaia di chilometri per venire in Italia a avviare la loro carriera, e gli avete veramente regalato dei momenti particolari, nel senso che non li avete fatti sentire soli, e con loro oggi c'è quel rapporto eccezionale che abbiamo visto anche in più di un'occasione, poi entriamo in particolare. Ma allora, innanzitutto noi abbiamo donato dell'amicizia e a noi è stata ritornata questa amicizia. Bisogna dire grazie soprattutto a Gianni Savio, che è il team manager dell'Androni, ma un grazie enorme e principale, l'artefice di tutto questo è Giovanni Elena, perché essendo il direttore sportivo di questa formazione ha portato questi ragazzi qui. Noi ci siamo trovati immersi in questo mare bellissimo, che erano i professionisti, dai quali sono usciti fior fior di campioni e altri forse meno conosciuti, ma credetemi, tutti i ragazzi che hanno donato a noi qualcosa, che come ho detto prima l'amicizia è la cosa più importante, ma il grazie principale va a Giovanni e Elena che li ha portati qui, perché se senza di lui non ci sarebbe stata questa opportunità, e soprattutto un'opportunità enorme da parte del Canavese, perché quando dei vincitori di giri parlano del Canavese o parlano di personaggi del Canavese, comunque sia fa molto ma molto piacere, e deve far piacere al territorio, perché certo, è una pubblicità enorme per il territorio questa qua. Noi, come dicevo, Giovanni un giorno mi ha chiamato e mi aveva detto che c'era un ragazzo da solo che aveva bisogno di portarlo qua, e se conoscevamo un luogo adatto, tranquillo, non ci fosse tante distrazioni, e la scelta è caduta su Guasca. Poi Guasca con Massimo, che è il titolare, il papà e la mamma di Massimo, Paolino, tutti quanti, si è creata una famiglia attorno a tutti questi ragazzi. Citarne uno solo, vabbè, lo conoscete tutti, però io non lo cito perché vorrei proprio estendere agli altri, a tutti quelli che sono stati lì, sono stati tutti trattati nello stesso modo. Però lo cito io, perché l'abbraccio tuo con lui al Tour de France è entrato, se lo ricordano tutti, perché con Egan Bernal, che ha vinto il Tour de France, c'è questa, davanti a milioni di persone, questo abbraccio proprio che ha espresso un'amicizia ma veramente profonda, cioè quell'amicizia vera, sincera, totalmente disinteressata, che è un bel messaggio, perché quei ragazzi, appunto, è questo che vorrei sottolineare, un abbraccio vero di un grandissimo campione che è un uomo, è un ragazzo eccezionale, e con te si è veramente instaurato un qualcosa di fantastico. È stato un abbraccio disinteressato, che mi piace come dire, sottolineare questa cosa qua, perché io non ho mai fatto parte dell'Androni come staff, sì. Pertanto non facevo parte di questo gruppo sportivo, e mai l'ho detto di farne parte. Ho fatto parte di un gruppo di amici, soprattutto con Giovanni, perché io ritengo Giovanni una persona eccezionale, un signore che, permettimi così di dire, un signore che ha il suo stile, il suo modo di fare, e di cui c'è sempre da imparare qualcosa da lui. Certo. Ha portato questi ragazzi, e con lui si è instaurato un rapporto, prima con lui, di amicizia e di stima, io nei confronti suoi, sicuramente, penso anche lui, spero. Credo che sia lampante questo. E poi dopodiché
con questi ragazzi che hanno bisogno di qualcosina, ma stupidaggine, cioè non a livello tecnico. Sì, 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 a livello umano. Tecnico, a livello umano. No, no, infatti cioè, questo è sottolineare. Il discorso era, bisogno di stare magari anche solo 2 ore in compagnia. Il murales di casa mia nasce un giorno perché guardavamo il giro e abbiamo detto, se nel caso come parlassi con te, nel caso finire alla BBC, dai facciamo così, ti dedico certo. Un pezzo di muro della BBC con il tuo... Magari, mi volentieri, sarei contentissimo. Tu qua sei stato molto bravi, adesso ti ho detto questo per dirti. Cioè, tutte azioni di vita, se mi permetti questa cosa. E non c'è, e voglio proprio, come dire, sottolineare questo discorso che è solamente un abbraccio disinteressato. Non c'è mai stato, a livello economico, non c'è mai stato percepito un centesimo. No, ecco, no, è pura, semplice amicizia. Quella vera e semplice. Con gli altri componenti del Buascatino. Certo. Però è vero che quella, ripeto, è proprio un'immagine che ti riempie il cuore, è stata molto bella perché è stato un abbraccio, ripeto, sincero. Tra l'altro ti racconto un aneddoto. Eravamo invitati da chiaramente da lui, eravamo su in parecchi anche con Guido Maddalena, con la moglie di la mamma di Diego, tutti quanti. Eravamo su e ho scavalcato le transenne per poterlo andare a abbracciare in quel momento. Scavalcando le transenne ho eluso un attimino la sicurezza, i gendarmi, che mi inseguivano, però, e cercavano di prendermi. Però in quel momento sono riuscito ad arrivare a lui. Lui, quando mi ha visto, mi ha abbracciato, allora ero con la maglia gialla, mi hanno lasciato tutti tranquilli per un attimo. Ho rischiato. Poi sono andato via, ero di nuovo accompagnato quasi per un'ora, che come dire, non farlo mai più. Al giro è stato più semplice perché ormai sapevano di questo rapporto. Allora. Appunto, frequentatore per passione delle grandi gare, delle gare più piccole, perché appunto tu sei appassionato a 360 gradi di ciclismo, quello vero, quello agonisticamente sincero, definiamolo così. Ti chiedo, per chiudere questa nostra chiacchierata, come è cambiato da quando ti sei approcciato, o comunque tu che sei anche un ciclista, come è cambiato il ciclismo e soprattutto dove sta andando a parare il ciclismo attuale, sia a livello dilettantistico che a livello professionistico? Perché si parte da dilettanti e si arriva a essere campioni. No, ma si parte giovani e ci tengo a rimarcare questa cosa. Dall'altro anno, seguendo un pochettino anche, così parlando con il mio amico e direttore sportivo, Flavio Ferrando, ho cercato di seguire una squadra qui in loco, così dando una manina, proprio una manina, così mi sono anche appassionato. Citiamo la squadra? Young Bike, della presidentessa di Rocca, praticamente la famiglia Peracchione. E una squadra che aveva dei ragazzi molto forti, Alessandro lui ormai aveva spiccato il volo già nel juniors. Gli facciamo, tra l'altro, un ottimo atleta, gli facciamo tutti in bocca al lupo. Certo, un grande in bocca al lupo. Un grandissimo in bocca al lupo, che riesca a raggiungere tutti gli obiettivi, perché è motivo anche di vanto per tutto il canavese. Detto questo, sono appassionato, Flavio mi ha insegnato tanto, mi sono appassionato ai ragazzi, quest'anno abbiamo cambiato divisa, siamo passati al Madonna di Campagna, con lo stesso entusiasmo, al Madonna di Campagna, tra l'altro compie 100 anni, faremo proprio la festa venerdì prossimo. E lì presenterò la serata. Guarda caso. La serata con molto piacere e un grande onore da parte mia presentare la serata del Madonna di Campagna, il centenario. E, far parte di questi gruppi di giovani mi ha veramente dato nuova voglia di far parte di questo sport. Ecco, non è italiano dire nuova voglia, ma passatemi il termine, perché è veramente entusiasmante fare con i giovani. Mi piace tantissimo. Ed è lì fondamentale, è fondamentale con loro. Ma se non ci sono, se voi pensate, se non c'è una squadra che alleva di giovani, come può esserci? Se non c'è il Vallorco, il Castellamonte, il Rivarolo, il Feletto che alleva i pulcini, ma chi farà un giorno i campionati del mondo? Certo. La stessa cosa vale al ciclismo. Se non c'è il Madonna di Campagna e altre squadre,
piemontesi, lombarde, internazionali, mondiali che forgiano i giovani, dove si va a operare? Questa è la prima cosa che mi appassiona molto e mi sta coinvolgendo molto in, questi, in questo periodo. E un'altra cosa che volevo dire, mi ha detto, a livello dilettantistico amatoriale, parliamo così, il ciclismo è cresciuto molto perché sta diventando sempre più una cosa piacevole. Se tu vedi, c'è molta gente che va in bicicletta adesso. Soprattutto gente che magari prima praticava altri sport, dopo si avvicina in età più matura al ciclismo. Però questa passione la trasmette ai giovani anche. L'evento delle bike. Le bike ha fatto veramente pedalare, può, e non è ancora sviluppata al massimo, certo. Può effettivamente portare il ciclismo a nuovi livelli. Bisogna solo sfruttarlo bene. Dividere le due cose, quello che è l'agonismo e l'agonismo, quello che è le bike, secondo il mio parere, deve rimanere una cosa più cicloturistica, più pura, personale. Esatto. Ciclismo professionistico, beh, lì cito di nuovo Giovanni Elena, perché ne parlavamo con lui, anzi sentivo lui parlare, allora faccio le sue parole, faccio diventare mie, ma assolutamente sono parole di un tecnico qualificato come lui. È cambiato moltissimo negli ultimi anni, è uno sport dove si facevano 250, 270, 300 chilometri una tappa, adesso si sono accorciati i chilometri, è diventato uno sport più esplosivo, certo. Si fa un altro sport e difatti cosa è successo anche? Che ci sono molti più giovani che passano professionisti, giovanissimi, 19, 20 anni, 21, sia professionisti. Cioè prima ma tanti infatti anni. Anche l'età con cui arrivano a vincere la gara a tappe, dove c'è, sembra sotto il punto di vista degli anni hanno meno esperienza, esatto. Effettivamente hanno una gara. Guarda, Felline 10-12 anni fa, quando è passato professionista giovanissimo, era un po' un'eccezione, adesso no, è quasi, non dico una regola, ma quasi. E cosa vuol dire questo? Che lo sport si sta avvicinando molto ai giovani. Vuol dire anche un'altra cosa, che i giovani adesso anche nelle categorie esordienti, allievi, sono preparati in modo diverso perché hai meno tempo di apprendere. Certo. Se prima arrivavi a 23-24 anni il professionismo, adesso arrivano a 20, vuol dire che ci sono 4 anni in meno di scuola. È come se uno, non so, fa le materne, le elementari, le medie, al diploma è già ora di andare a fare un master. Capisci? Salti, vai direttamente a fare quello che è l'università. È cambiato molto il mondo del ciclismo, ma non solo il mondo del ciclismo, visto che parliamo di sport, anche il calcio. Se un attento conoscitore, un attento osservatore, ha visto che quest'anno nei mondiali di Qatar c'erano moltissimi giovani che componevano le nazionali. Ah, sì. E questo cosa vuol dire? L'esplosività, la forza atletica, ma soprattutto la velocità, la rapidità in cui il mondo del calcio si è evoluto, anche lì ci vuole degli elementi molto giovani. Certo. Vladimir, grazie, perché hai fatto veramente hai disegnato veramente uno scenario importante, perché effettivamente lo sport, come giusto, il mondo si evolve, si sta evolvendo anche lo sport, effettivamente queste sfaccettature sono importanti perché devono essere anche colte da chi è ai margini, fuori, e vede, tra virgolette, le varie discipline avvicina o segue i giovani, anche queste attività nella loro crescita, e questo può far comprendere che bisogna un po' cambiare anche certi stilemi, alcuni dettami che abbiamo ancora a livello di testa, dobbiamo cambiare anche sotto quel punto di vista lì, cercare di essere a dare una mano a questi ragazzi, perché il rischio di bruciarsi è molto più facile, sì, molto più semplice, però è anche molto più facile riuscire ad arrivare ad alti livelli. E soprattutto adesso bisogna educare i giovani, l'educazione dei giovani è fondamentale, perché come dicevamo prima hanno meno tempo di apprendere e bisogna velocizzare tutto, ma è un po' la vita, no? Che certo. Purtroppo siamo sempre più... Si è velocizzato tutto. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a questo punto speriamo di riavere più avanti Vladimir nuovamente per chiacchierare di sport, ma soprattutto per parlare anche di quello che è il territorio canavesano, perché grazie anche a lui si fa conoscere sempre di più ed è una bella vetrina importante, non solo a livello naturalmente sportivo, ma anche turistico. Grazie ancora.